Dai signori, subito al volo con Alfio, riprendiamo la partitozza, poi chiacchieriamo nel mentre che gigioneggiamo un pochino. Allora, l'ultima volta, se vi ricordate, avevamo fatto il salvataggio in extremis durante la fase di sacrificio, poi all'atto pratico Elias che era il... Allora, aspetta, fammi vedere se devo mettere qualche perla, no, pare di no. Elias che era in sostanza l'adepto del nostro anziano ubriacone, ha fatto una brutta fine, però aveva già iniziato a far danni, eh. Poi la signora lì, com'è che si chiamava? Thaissa, mi sembra. Quanti punti avevamo qua? Uno, ok. Ci ha detto che si voleva unire a noi. Noi nel mentre adesso ci dobbiamo fare questa scarpinata, quindi segniamolo anche in questo modo. La stradina ce la segna da questo lato, quindi a questo punto mi teletrasporto qui, già che ci siamo, e ci facciamo sta scarpinata. Lo so, le cuffie purtroppo, signori, queste... Oddio, in realtà potrei usare le cuffiette quelle piccoline. Però in realtà non credo di averne. Cioè, c'era un paio che c'avevo mille anni fa, credo. Però, infatti, in realtà stavo pensando di... Madonna, già stanno qua questi. Di prendermi un paio di cuffie del genere. Soprattutto per l'estate, perché insomma... I cuffioni, per carità, il sound è un'altra cosa. E quindi stavo vedendo un po' di controllare se ci fosse qualche cuffietta di quelle canoniche piccoline. Magari durante il periodo estivo sono sempre più comode. Però stavo comunque vedendo se ci stanno quelle, insomma, fatte bene. Magari pure col cavo Bluetooth sono più comode, per carità, Bluetooth sono più comode. Però sicuramente quelle col cavo hanno una qualità migliore. Grazie Bioste, grazie per i 41, grazie mille. Se conoscete qualche modellino... Io ne avevo vista qualcuna, forse la Sennheiser. Però non lo so. E poi per carità ce ne stanno anche tante altre. Uno potrebbe comprare pure il coso Bluetooth. E buonanotte, te colleghi. Pure le AirPods, quelle che vuoi. Oddio, le AirPods in realtà le uso per vederci i film la sera. Quindi eviterei, per il semplice fatto che sicuramente le ritroverei scariche, perché mi dimentico di caricarle. 100%. Però pure quello potrebbero andar bene durante il periodo estivo. Non so, devo vedere. Però ci stavo pensando, perché effettivamente sono... Per quando fa caldo sono più comode. Ti eviti un po' di calura alla capoccia. Allora, noi siamo... Livello 34, qua la via impervia, livello 36 più. Quindi siamo sottolivellati. Perché mi ricordavo che il mondo in realtà si adattava al tuo livello, ma apparentemente no. Cioè apparentemente no, qualche livello in più. Qua ci dice che sta zona è 36 più, lo vedete lì sopra. Il livello del nostro Alfio è 34. Credo. Vabbè, stiamo là, per carità. Però io ero venuto qua per riprendermi la salute. Sento dei coglioni. Quando mai? È strano che non ce l'avevi già detto. Infatti questi sono di livello 36. Vabbè, non la prendiamo. Questa prendo direttamente la pozza. Attenzione, risponano. Ma noi sediamo. Bravi, rimanete là intorno. Rompete i coglioni. Non ci andiamo da parte. Scusa, a che punto stiamo della strada? Sti cazzi. No, più che altro almeno vedo se c'è qualche cittadina nelle vicinanze per sbloccare un teletrasporto. Io lo sto giocando con il pad, anche perché mi trovo meglio con il pad, anche se siamo su PC. Ben settato il pad, anche giocando da PC lo preferisco. Allora, fammi vedere giusto se ci possiamo smantellare qualcosa. Almeno andiamo con l'inventario vuoto, senza rotture di maroni. Il fabbro dovrebbe stare, eccolo qua, signor fabbro. Le mie abilità sono senza pari. La mia forgia ti attenderà. Sì, sì. Lei sforgi.
noi attendiamo. Ok. Scarpiniamocela un altro po'. Ma Lorat ci attendeva? Che lui c'ha sempre un teletrasporto tutto suo, mica ci avvisa. Ste cose qua arancioni ce le vogliamo fare, che sono delle sfide randomiche. In realtà l'ho fregata un po' da stronzo, perché è vero, qua dovevo prima eliminare questi e poi potevamo attaccare lei. Però ormai avevo già cliccato prima di arrivarci qua. Dobbiamo eliminare questi qua legati in questo modo, che li fanno da difesa. E poi vai, vai. Sciaboleggia, sciaboleggia. Non è vero, è sempre in meno. Scusa, ma ho finito il mana. Dai, coglioni. Ho bisogno di tempo. Altro. Adesso va bene, però le altre volte. Cazzo di mana. Grazie, sì sì, Angelina, grazie mille per i due mesozzi. Ammazzami questo, magari. No, eh. Asimio, però non te fare sconare l'anima degli mortacci tua. Se no stavo sempre punti a capo qua. Merda, ho esploso, bisogno di tempo per esploso il signore. Lilith. Ma immune, scusa. Senza mano. Oh, ok. Bravi tutti. Bravo Alfio, che da solo con estrema sportiveggianza spacca dei culi. Bravissimo, bravissimo. Vabbè, attenzione, serpentoni. Così a gratis, giusto perché ci fanno un po' schifo i serpentoni, allora. Per evitare che ci entrino negli stivali. Dove va lei? Buono. Stia al posto suo. Passo qui, vediamo. Altri teletrasporti non ce ne sono, quindi passiamo qui nel pertugio. Cos'era? Un piccione. Lo squartacarne Evo. Evoca neve. Allora noi li mettiamo il fuoco. Si è evoca testa minchia, mo. Ma si stanno a menare tra di loro? Non so, coglioni, no? Guardali, attenzione, pipistrellaggiano. Pipistrellosamente piena questa zona. Bravissimi. Attenzione. Contenitori li scassiamo perché ci piace così, eh. Eccoci. Fiammeggiante. Grazie Aldot, grazie per i 45 mesozzi. Ben ritrovato. No, devo andare a sud. Ma no, comunque che cazzo di caldo, sto fermentando, ma che è? Vengo da una registrazione anche di Formula 1 e non vi dico, Formula 1 proprio sembra di stare in pista nella... Manca solo il casco. Voi state lì tranquilli, non vi preoccupate, io ho le mie cose da fare. Se mi volete seguire, se no fate voi. Seguono, attenzione. Sì, io mi prendo i 67 dollari o dobloni. Non ce l'avevi. Dipende dalla valuta. Poi c'è un'altra sfida, ho visto. Sfidiamo? Vabbè, facciamo un po' di esperienza, dai. Sempre se non ci rompono il culo, sennò. Vai di obelisco. Allora, resta sulle piastre a pressione per saziare l'obelisco. Allora, aspetta, Me lo dici tu quando siamo obeliscati? Ancora non è saziato, però. C'è scritto saziare 0 di 4. E io rimango qua. Ok, uno è saziato, Aspetta. Sazia l'obelisco. Merda, stiamo morendo malissimo. Non ero mica accorto. Guarda se c'ha fame sto obelisco, Vai al prossimo. Obelischeggia.
Via la, via la quella. Non posso ancora farlo. Siede, oh. Ma che è? Ho pochissimo mana. Vabbè, però pure tu, Alfio, hai rotto quasi tre quarti di cazzo, eh. Merda. No, no, cazzo. Quando fa così, signori, è... ci mette una maledizione che praticamente va da solo senza che lo controlliamo noi. Ho bisogno di tempo per preparare. Non ce l'hai il tempo, no? Curati, curati. Curati. Questo la facciamo. Se ci togliamo un po' qua, no, niente, niente. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Dai, dai, 19 secondi. Ho finito il mana. Che cazzo, fatto? Bravissimo. Guardate da cazzo. Bravo, bravo, bravissimo. Allora, vediamo se abbiamo trovato comunque qualcosa di buono. E questo l'avevamo infuso con qualcosa. Durata beneficio santuario, riduzione dei danni nemici, danni periodo della fuoco, insomma. Destrezza, tutte le caratteristiche. Questa va benissimo. Questa no. Questa no. Questi siamo così. Questo è uguale a quello che già abbiamo. Tutte le caratteristiche, quello più 8. Okay, questo. Questo ce lo teniamo. Vita per uccisione, danni periodici, danni primari, danni ai nemici sotto effetti abilitanti, danni ai nemici sotto effetto stordimento. Questo potrebbe andar bene. L'unica cosa che per il momento non lo metto perché mi voglio tenere quello con vita per uccisione. Sì, sì, è l'ultimo Diablo. Qua. Diablo 4. Dall'altro lato, Alfio, mannaggia la puttana di Eva. Che cazzo. Con quale mancanza di mira. Andiamo, cioè, cerchiamo di andare verso il nostro obiettivo, perché sennò qua veramente ci arriviamo dopodomani. Sì, comunque l'obiettivo è incontra Lorat e Thaisa, quindi naturalmente Lorat ci sta aspettando lì. Come sempre. I gatti suoi non ci fa sapere dove sta la scorciatoia dello stronzo. Ma mi ha avvelenato. Allora, comunque ci fa passare qua. Ah, saprà la strada, magari è bloccata quell'altra. Vi menate tra di voi? No, vengo io. Ah, così, un pochino di gigioneggiamento. Ammazza, quello l'ha tritato subito in realtà, va bene. Pensavo fosse più aggressivo. Invece è stato subito svangato dal nostro Alfio, bravissimo Alfio. Attenzione, ragnoni. Quale cattiveria. Allora, c'è un altro obelischino. Andiamo ad attivare, che fa? Attacchi, non ho letto un caso. Ah, attacchi devastanti da panico, bravissimo. Se magari incontriamo i nemici va pure bene, se no è bene uguale. Se ci dura abbastanza ad arrivare in una zona dove c'è qualche cagagazzi. No, vabbè, sfruttiamolo qua. Giusto per ammazzare qualcuno in facilità. Ce l'ha dato. Di solito devo dare in una zona un po' più ricca di nemici. Però. Giramondo. Attenzione, scorpionzone.
come quelli di Final Fantasy di ieri. Attenzione, bestia selvaggia. Dove va? Mana. Quando mai? Quando mai? Vai di scorpioncione. No, no, non è complicato. Gioco con un altro. Ci stiamo avvicinando almeno. Venite, venite. Prego, prego. Ce n'è per tutti. Ho pochissimo mana. Quando mai anche tu? Cos'era? Ossa. Senti l'arsura, eh? Senti proprio desertico. E noi veramente ce l'abbiamo anche qua il desertico, quindi anche la musica se n'è andata quasi. No, ok. Ma ci stiamo arrivando. Ok. Dove ci fa passare? Ok. Allora, prima di tutto andrei a sbloccare il teletrasporto, poi andiamo a parlare con Lorat e Faissa là. Dopodiché, se riusciamo per incastonare, il problema è che non ho quello che mi serve. Ecco fatto. Non ho quello che mi serve. Questo ok. Questo lo possiamo togliere. Questo, attenzione, vita massima più 2,5. Quindi mi servirebbe quello. Questo però lo mettiamo. Tempo di 8. Ok, allora questo va bene. Lo mettiamo. Questo lo sverniciamo. Questo mi toglie il ciarpame. L'incastonatrice mi deve togliere il pirulino. Mi deve... No, non devi vendere. Dove cazzo stava? Scusa, ma tu non incastoni anche? Chi è la signora che incastona? Scusa, in linea teorica questa non mi dovrebbe scastonare pure le cose. Non è pratica? Pare di no. Vabbè. Lo faremo un'altra volta, anche se questo già ce l'abbiamo. 2,5 di vita massima, quindi questo... Ah no, però aspetta, il cappellino là non ce l'ha lo slot, quindi va bene così. Ci dà più protezione, che comunque va bene. Questo qua lo vorrei mettere, ma come detto lo andrei a mettere quando possiamo poi togliere il coso. Questo lo vendo. Un buon prezzo. Questo pure, questo aspetto di toglierci quello. Armi critiche, no. A questo ci voglio mettere sempre il teschio, onestamente. Però nel mentre mi potresti comunque... No, ma questi insopratici, vedi, sono un po' dei babboni. Mi potresti potenziare comunque questo. Vedete che cazzo... Però se potenziamo comunque possiamo già metterlo, sti cazzi. I pezzi così torna se ti serve la forgia. Dai, ci sta. Più 14 di danno. Poi se riusciamo a metterci anche il teschio appena possibile, non sarebbe male. No, 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 la seguiamo la presentazione. No. Per lo più voci. La gente di qui parla di un incantatore che vive in un palazzo grandioso oltre la tempesta di sabbia infinita. Uno di quei nomadi potrebbe aiutarci. Conoscono queste terre meglio di... Ma col pad è fatto benissimo, onestamente. Mi trovo meglio col pad che con mouse e tastiera per questo diablo. Andariel. La sento. Mi serve un posto per tenere a bada la sua voce. Trova una guida. Io cerco qualcosa per aiutare Thais a liberare la mente. E chiediamo in giro. Lei è una guida? Oh, non troverete un solo sciocco che accetterà una tale richiesta. Grazie. Rinunciate e vivete più a lungo. Ah,
Anche un po' più ottimistico, però, mo, va bene tutto. Ma... Ah, già mai! Nemmeno per tutto l'oro di Caldeum. E va bene. Cioè, va bene, no, però. Siete pazzi! C'è un incantatore che vive al centro della tempesta. Vi strapperà la carne dalle ossa. Aspetta. E il vecchio? Cosa? Tanto vale pregare l'incantatore per una morte veloce. Ma qualora foste disperati, potrebbe essere l'unico abbastanza folle da accettare. Passa le giornate in una coltre di fumo sulla riva del fiume. È pericoloso lì. Fate attenzione. Diciamolo a Lorat. Ho trovato un posto in cui può controllare la presenza di Andariel. È sicuro lasciarla qui? Meglio che incespicare ciechi nel deserto, almeno finché non troviamo una buona guida. Grazie Nagronum, grazie mille per la resub. Grazie di cuore. Grazie per i 5. Ok, andiamo a cercare la guida, va. Ci segue anche Lorat questa volta, quindi magari ci dà una mano, magari anche no. Guarda la bacchettina, sembra un pennellone. Poi è utile il teschietto perché ci fa recuperare salute ad ogni uccisione, una cosa che usiamo ben volentieri e spesso è l'unica cosa che ci vado a mettere. No, volevo fare così, però vabbè. Però siccome faceva più danno dell'altro, anche abbastanza, insomma, 14. Aspetta che sto sbagliando strada. Credo di sì. Lorat, pure tu, che cazzo, dimmi qualcosa, no? Dimmi che la traversa è questa, sennò che stiamo a fare? Il tiratore scelto. Da chi? Aspetta, ossa ci credo. L'ho sentita nei. Finito il mana. Quando mai? Lorat, che cazzo è stato? Si è bloccato Lorat? No, si è bloccato quello, ma Lorat non dava comunque grandi segni di utilità, eh. Diciamolo. È giusto a castrare, non scappare con questo. Corri, corri, guarda come va. Più sportiveggiante dei serpenti. Ho finito il mana. Proviamocelo. Stiamo andando giusti? Forse sì. Attenzione al serpentino. Bravi tutti! Quanti cazzo c'è? Madonna, Sandro, quanti cazzo è arrivato? Pezza ossa tuonante! Guarda come tuona! Merda! Ah, bello! Olè. Via della questa, che ci fa comodo. Ogni giorno saltano fuori nuovi idioti. Stavolta non sarò io a far rotolare i loro cadaveri nel fiume. Aspetta. Beh, è diventato nemico? Che non ti avevo avvertito. Sì. Il proprietario. Non gli dovevamo. Ah, forse perché ci aveva detto andiamo via, andate via. Non l'abbiamo ascoltato tanto. Però forse sono stronzi. Abbiamo fatto i danni? No, no, era giusto però, dovevamo andare qua. Probabilmente l'avevano imprigionato il vecchio. Credo sia morto, apparentemente. No? Entra nella stanza sul retro. Ah.
Ah, sta a dormire, sta a dormire. Che c'è? Ho già pagato, andate via. Non dobbiamo riscuotere, ci serve... Non può essere possibile. Il simbolo degli ore era... Oradrim. Non so se sia affidabile, apparentemente, l'anzianotto, però. Deckard. Deckard Cain. Sei davvero tu, vecchio mio. Sono io. E Mischief. No. Deckard non c'è più. Io sono Lorath. Ci serve il tuo aiuto per superare la tempesta di sabbia a nord. Una tempesta, eh? Gli altri avranno rifiutato. Esatto. Devono avervi propinato delle idiozie su un incantatore. Apparentemente sì, te lo devo dire. La sua magia non sarà peggio di come mi hanno trattato gli anni. Sì, sì, vi aiuterò. Bravo. C'è una vecchia cappella là vicino. Un buon posto per iniziare una nuova avventura. Bene. Raccogli il necessario. Vado a prendere Thaisa, ci vediamo là. Va bene. Ah, meraviglioso. Come ai vecchi tempi, Deckard? Ridagliela. È Lorath. Abbiamo livellato e nel mente credo di averlo ucciso male. Allora, vediamo dove dobbiamo arrivare nello specifico. Qui a Nordes. Allora, facciamo una cosa. Mi teletrasporto qua, sì, è la zona più vicina. Viaggia, viaggia, che famo prima. Famo prima. Ci stava il fabbro qua, sì. Almeno ci togliamo giusto qua, perché insomma qua è facile anche andare a riempire subito l'inventario. Quindi se è possibile cerco sempre di togliermi tutto il superfluo. Perfetto. Grazie Vizio, grazie per i 35, caro. Grazie mille per la resub. Allora, seguiamo la stradina qua, più o meno. Deserto di notte. Ci può stare. Guarda che duna. Guarda che scorpione, va. Fiamme di mosche, serpentoni. Abominio brulicante. Prendiamo fuoco e via. Bravi tutti. Con quale salto? Con quale salti? Venite, venite. Non posso ancora farlo. Ancora no? E come mai? Sei pigro, te lo dico, te lo dico. Aggiriamo il mattone. Mannaggia questi qua. No, così. Vedi che la mamma è un po' bagascia. Ci sta facendo andare da un'altra parte. Quindi qua è chiuso, sì. Sempre bene segnarli, mi sa, perché le strade che fiamo noi possono essere sempre un po' a cazzo di cane, evidentemente. Vabbè, se venite qua, ci facciamo una passeggiata insieme. Quanto incontriamo gli altri, facciamo una schiammata e passa la paura. Ridaglieli. Ho pochissimo mana. Infatti il mana è veramente una piaga, sta mancanza di mana, eh. Ma poi, perché mi rallenta quando becchiamo i nemici? Io non ho capito. Prima andava bello spedito. Ora arriva e si piano. Se fa mica spettino, se vuole correre, fatelo correre, sto povero Alfio. Non deve essere mica tenuto con le briglie. Le mosche, dite. Ah, eccoti. Ciao. Deckard è dentro con la tua amica. Non è Deckard, l'immortacci tua.
Non appena abbiamo messo piede dentro, Andariel si è disperata. Ma ora le sue grida sono un flebile sussurro. Siamo in un luogo sacro. Ma perché la sua influenza sarà più debole? Non credo ti rivento qua dentro. Tutti pronti? Sì. Si Thalissa va? Deve decidere se unirsi a noi, però. Non sta benissimo, però. Ogni . Fibra di me vuole superare quella tempesta e versare il sangue di Elias. Che è ancora vivo. Ma non ce la fai. Forse conta sul fatto che la mia brama di vendetta mi guiderà di nuovo da lui. Per finire ciò che ha iniziato. Quindi potrebbe essere una Sarà trappola. Sarà meglio per tutti se resto qui. Brava, brava. Non vergognartene. Saggia decisione. È la scelta più saggia. Hai visto, lo dice pure Lora. Ti porteremo la sua testa. O la sua gamba destra, vediamo, sinistra, insomma. Quello che troviamo, cerchiamo di farci rimanere ben poco. Biondo, noi siamo pronti, si va? E tu? Spero che tu abbia le tasche piene di pozioni curative. Altrimenti prendi quelle che tengo sulla vecchia Isabella. Che sarebbe lei, la cammella? La tempesta peggiorerà, lo sento. Bene, ottimista. Quando inizierà a infuriare, dovremo trovare dove ripararci. E fischia il vento, infuria la bufera. Non resteranno che ossa e racconti. Scarpe rotte, pur bisogna andare. Andiamo a conquistare la rossa primavera qua. Qualunque cosa troveremo, non credo. Rossa primavera. Ma io posso cliccare sulla signora qua? Non credo. Guarda però come la tiene al guinzaglio. Gori, gori! Che ce lo portiamo a fare, il cammellone, che poi... Allora, vabbè, in questo caso non credo di dover segnare la strada. Io la segno, che non si sa mai che ci perdiamo pure qua. Lui già si è perso, ed è la nostra guida, eh. È già rimasta indietro. Ho sbagliato strada, ma credo che tutto si ricolleghi, no? Stiamo sempre qua. Pocherello, tempesta e via. Ah no, sta già qua, mortacci tua. Assaporo questo momento. E assaporalo, va. Sarà gli un viaggio memorabile. Deckard, dai, non vedo l'ora. Boh, guarda pure il cammello e dici no, che cazzo fate? No, devo cliccare... Ma gli devo parlare? No. Segui, ma... Vabbè, io lo seguo, però. Se si muove. Ah, ok. Ah, ci fa i danni la tempesta. Già di suo. Ecco perché ci ha detto... Spero che tu ti sia portato le pozioni. Vabbè, se no c'è la cammella, ha detto. Dai, cazzo. Però muoviti, perché non è che ci abbiamo... vita infinita qua. Allora, se lo scorpione ci lascia una pozione senza mana, figurati. I venti si stanno agitando. E muoviti. Seguitemi. Allora sì, vai con io che stiamo a morire qua. Niente pozione, no? Che poi stiamo a far giro qua. Occhio. Puoi andare un po' più veloce, eh? Zitti, qua è al riparo dalla tempesta. È chiuso. Ci attacca Marcazzo. Lorat, ma non puoi scassare tu qualcosa a parte i coglioni? Vabbè. Rimaniamo qua al riparo? Come funziona? Possibile. Lo è! Gli dei ci sorridono, amici! Che è davvero? Vieni con me, Deckard! Ha un'altra avventura sul filo del rasoio! Ah, vedi? Quando arriviamo no, a un certo punto, ecco. Ok. Ne ho avuto abbastanza, tutto tuo. Le chiavi però non mi sembra di averle mai viste ai mercati. Ci siamo mandati al mercato, tra l'altro. Attendiamo che i venti si plaghino. Si stia calmando. Vai, va. E vai avanti. Allora. Pronto? Vai. Spingi, che noi ti seguiamo. Vai prima tu. Via. Stiamo arrivando da dove... Siamo venuti da qua, te lo dico. Bonsoir, tutto bene, tutto bene.
parte il caldo infernale. Siamo pure nel deserto. La tempesta sta montando di nuovo. E vai. Qua, presto. Almeno una pozione ce l'ha lasciata lo scorpione. Occhio. Tu sei sicuro che la sai la strada, eh? Da come si muove non credo, però. Oh no. No! Indietro! Torniamo indietro! Che è successo? Che succede? La pipa! Ho lasciato la pipa nella cappella! Dobbiamo andare a prenderla! Sto cazzo! Vecchio, se provi a tornare indietro, ti pianto la lama fra le scapole. Beh, va bene! Ma non dimenticherò questo tradimento, Deckard! E tu lo sai! Va bene! Danna! Forza, venite! Scusa. Pensavo di poter interagire. Saluto, saluto chi va. Ci arriva un po' di vantaggio. Verranno mai i nostri eroi? Tanto facciamoci raggiungere pure dalle bestie, che siamo tutti insieme. Sapim. Ma perché noi andiamo con una certa sportiveggianza rispetto a... Noi tra l'altro abbiamo... ce l'abbiamo solo a uno, ma se ce l'avevamo pure all'altra arma, il fatto che attaccando guadagnavamo vita, bastava anche semplicemente attaccare. Noi ce l'abbiamo al momento a una delle due armi, quindi meno guadagniamo salute rispetto a quello che potremmo effettivamente guadagnare. Ci stanno circondando. Proteggete Isabella. Proteggiamo Isabella, assolutamente sì. Se ci dà la salute. Ho finito il mana. Sì, però qui non, noi stiamo ancora combattendo, poi faccio a lei. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Va bene. Che cazzo. Andiamo, che magari comunque la dobbiamo sempre proteggere alla cammella Isabella. La tempesta non ha ancora finito. Ah, questo pensavo fosse... Ah, no, erano i nostri. Attenzione. Aia, la madonna. A posto, dai. Ora ti stanno attaccando, non so se te ne stai accorgendo, però. Deckard, ricordi l'odore di salsedine dell'oceano? No, però va bene. Nessun ombra anche perché non è Deckard. Poteva ostacolarci. Ho viaggiato per il mondo da allora. Ho visto cose a cui non crederesti, ma... Non è mai stato lo stesso. Pagare senza meta è stato solo un'attesa. Sì, è importante avere un obiettivo a cui puntare. Un passo dopo l'altro, vecchio mio. Se smettiamo di camminare, moriamo. Pare che i venti si siano calmati. E allora via, si vola! Statemi vicini. Vai che siamo pronti. E vai. E che te devo pregare? Lo stiamo a pagare? Forse. Forse anche noi in realtà però. Vai. Vai, vai. Stivale, stivale. Con la pelliccia che fanno, li prendo. Aspetta, recuperiamo. Non posso ancora farlo. Bene.
Dannato. Eccolo. È fatta, no? Hai visto? Non è stato minimamente pericoloso come dicevano gli altri. Infatti. Hai visto? Un attimo, ma è stato. Guarda. E pensare che la tempesta nascondeva un luogo così intrigante. Forse è una reliquia dell'antico Kegistan. Persa da tempo finché Elias non l'ha recuperata. Conterrà di certo dei tesori, eh? Meshif, non muoverti. Non parlare. Qui si annida un grande male. Ti sei fatto timoroso con l'età, amico mio. Ma non temere, me ne starò buono. Ok, ok.